Ciao amici, siamo in quarantena e oggi voglio parlarvi del mio viaggio con Foodspring, i miei prodotti preferiti di Foodspring, perché per fortuna lavorando con Foodspring spesso e volentieri prendo questi mega pacchi di doni da Foodspring che non riesco a bloggarli tutti e alla volte provo prodotti che magari non vi ho introdotto. Allora, mi hanno chiesto da Foodspring di dire, parli dei tuoi preferiti, ci sono tanti, io ti faccio vedere la prima. Ieri mia figlia mi ha rinfacciato questo, la Protein Cream a Coco Crisp. Come potete notare, ha fatto una brutta fine e mia figlia subito dice, quello che si fa in quarantena rimane in quarantena, ma ci tengo di dire, sì, vado ghiotta della Protein Cream e sono in quarantena e sì, Jill Cooper mangia, anche se voi non pensate così, ve la posso garantire. Ma voglio tenere il vetro, non lo voglio buttare così, lo lascio. I miei preferiti, i nuovi preferiti, i new entry, sono arrivati l'altro giorno, la Protein Muesli e la Porridge, che è arricchito di proteine a vaniglia, perché io vado matta per vaniglia. E questo dopo cena mi piace tantissimo mischiarli, mi piace tanto mischiarli, ma prima di mischiarli volevo farvi vedere quanto è buono il protein muesli, che ormai è quasi finito, che in famiglia abbiamo mangiato tanto in questi giorni. Allora, ci sono tantissimi pezzettini di frutta essiccato, di frutti di bosco, anche così quando aggiungere un latte o vegetale, un latte al tuo piacimento. Se la lasci in posa per qualche minuto, si riidratano e diventano super, super gustosi. Non so se riuscite a vederli, ma tutti questi frutti di bosco, ok, ricco di antociani, già il colore del latte, vedi che il colore del latte sta cambiando? Questo vuol dire che è ricco di antiossidanti. Allora, io sono un fautore di antiossidanti da quando ho 27 anni, ho 51 anni adesso, antiossidanti proteggono le vostre cellule e non solo, io sono convinta, ancora devo andare a vedere le ricerche, ma convinta che gli antiossidanti ti aumentano il metabolismo, perché se io tengo le cellule giovani aumento il metabolismo cellulare, consumano più energia e io brucio di più, così oltre ad avere meno rughe, antiossidanti aiutano tantissimo l'aspetto della pelle, la leggi in faccia quando una persona sta prendendo antiossidanti, ha anche la possibilità di aumentare il metabolismo. L'altra cosa, il mio consiglio è di aggiungere un po' di questo protein, non tanto, poco, le nostre protein porridge, io lo scelgo a vaniglia perché mi piace vaniglia, mischiandolo diventa una sorta di cremina. Poi vogliamo parlare dell'avena, quanto è importante l'avena. L'avena è importante per il cuore, è importante per le vene, è importante per la microbioma, è importante per nutrire i nostri probiotici. Così, guardate il colore, tutto viola, pieno di antociani che sono antiossidanti grazie alle bacche. Questi due prodotti insieme, eccellente come prima colazione o come snack post allenamento. E li lascio qua. Poi, aspetta, la protein cream la devo lasciare voi perché è tutti i miei prodotti preferiti, che questo per motivi evidenti è preferito. Poi andiamo a parlare del protein pancake. Protein pancake è un snack, un dolce, un primo colazione, i pancake sono americana, ragazzi. Allora, quando mangio un protein pancake, che comunque è una base più salato che dolce, che mi permette di poi abbinare magari la marmellata della Foodspring o una protein cream, che qui abbiamo le duo, ok, con 88% di zuccheri in meno, ok, con zuccheri non idrogenizzati, vaniglia e cacao, così potete spalmarlo sulla vostra protein pancake e questo diventa un dolce, perché quando siamo in quarantena purtroppo abbiamo questo languorino, perché un po' il fame nervoso, un po' la noia ci fa mangiare di più, ahimè. Instant Oats, che con la back protein, adesso farò una bellissima pane al banana, pane alla banana, te lo faccio vedere, includendo olio di cocco, che a me piace, è il mio grasso preferito per fare i dolci quando devo cucinare, o i biscotti, anziché il burro, ok, anziché l'olio di oliva, perché l'olio di oliva può essere saporito. Allora ragazzi, voglio farvi una bellissima ricetta di pane alla banana,
Ok, le banane, veramente si può fare un sacco di cose con le banane, si può fare il gelato, si può fare i muffins, si può fare il pane, perché la consistenza della banana ti dà un giusto spessore dentro, diciamo, il dolce che ti stai per preparare, e dall'altra parte ti dà dolce stesso, perché comunque è molto dolce la banana, così possiamo ridurre la quantità di zuccheri aggiunti quando mettiamo le banane. Ok, da una parte, e dall'altra parte il gusto è molto buono. Allora, mettiamo le banane che sono... mettiamo due banane grosse o tre banane medie, ok? Molto mature. Più sono mature, più saranno dolci, ok? Già sento Sasha Sorrentino che mi sta dicendo no, dobbiamo mangiarlo più acerbe perché c'è meno zucchero, ok? Lì schiacciamo le nostre banane, ok, per far sì che diventino una sorta di bottiglia, un po' una sorta di crema, ok? Dopodiché dobbiamo aggiungere due uova. La mia idea, il mio consiglio è sempre uova biologici, perché comunque è vero che costano un po' di più, per la nostra salute non ha prezzo, giusto? Due uova. Di solito per fare la nostra banana bread servono ovviamente la farina. Anziché usare la farina che è ricca di glutine, io userò un mix tra instant oats, che è farina di avena, e back protein, perché la back protein è un base farinaceo però ricco di proteine e fortificato di lievitanti, così non devo aggiungere altri lievitanti. Questa back protein può essere utilizzata al 50% della farina normale, così siccome devo mettere una tazza e un tre quarti, ok, metterò, ok, più o meno poco più di tre quarti di back protein, ok, così alziamo anche la presenza proteica nel nostro pane di banane. E la stessa cosa farò con la farina di avena. Io uso la farina di avena per tutto, perché comunque è una farina ricca di inulina, ricca di fibre non solubile, che aiuta il cuore, aiuta a ridurre il colesterolo, aiuta comunque a ridurre l'apporto del, diciamo, delle glutine. Ok, eccoci qua, messo qua. Dopodiché mettiamo un pizzico di vaniglia, è meglio vaniglia liquida, ma io non ho la vaniglia liquida che sono in quarantena, così metto un po' di polvere di vaniglia, perché la vaniglia è come il sale per i dolci, ok? Da tavolo di cannella. Io abbondo con cannella perché penso che dà un sapore delizioso a qualsiasi cosa, io adoro le spezie, ok? Vi consiglio anche di mettere, anziché il burro, l'olio di cocco, ok? E useremo un mezza tazza di olio di cocco. Olio di cocco se lo lasci fuori dal frigorifero spesso e volentieri lo trovi già liquido di per suo, però se è una giornata fredda o rimane comunque, perché è un grasso saturo, però le cose sue grassi sono positivi perché sono medium chain, così fatty acids, che vuol dire positivo per il nostro corpo. Quando mettete l'olio di cocco dentro la vostra microonde, la cosa importante è di tenerlo sotto d'occhio, perché comunque è sempre un grasso sotto un fonte di calore, e comunque meglio per la sicurezza, così non dovete fare tanto, insomma basta di solito 20 secondi per renderlo liquido. L'aggiungiamo alla nostra torta, ok? E poi vi consiglio anche un pizzico di sale, serve sempre, perché come la vaniglia liquida ti aiuta a dare sapore, è un esaltatore del sapore del, diciamo, dell'alimento, e lo mischi, ok? Lo mischi e poi alla fine aggiungeremo anche un po' di noci, farine di noci, perché le noci quando vengono leggermente triturate sprigionano tutto il loro, diciamo, oli essenziali, quei oli che danno quel gusto meraviglioso al pane, al dolce, a quant'altro. Così mettiamo un po' di noci, ok? I noci non li frullare troppo, perché la cosa importante è anche un po' di crunch, ok? Di avere un po' di pezzettini che ti rimangono tra i denti per darti quella croccantezza piacevole quando state mangiando il vostro pane. Adesso qui ci siamo a un bivio. Voi avete l'opportunità di decidere di aggiungere altri zuccheri, ok? Io penso spesso e volentieri che già lo zucchero del
della banana stessa è sufficiente, altrimenti potresti aggiungere miele, zucchero di canna, sciroppo di agave o altrimenti la stevia. È una pianta vera e propria che ha un sapore dolciastro ma senza alcuna caloria, che si potresti aggiungere se volete aumentare l'apporto, diciamo, dolciastro del vostro impasto. Ok, questo è il nostro impasto del nostro pane. Lo distribuisci bene nel recipiente, così è equidistribuito. Volendo si potrebbe anche mettere banane sopra, come in superficie, però quella è più una questione estetica che secondo me di essere pratico. Ok, ecco l'impasto e vado a infornare. Alla fine il vostro pane di banane uscirà un bel colore bruno, un bel colore denso. È perfetto anche da tostare per prima colazione, magari come metti sopra una marmellata magra, o potresti prendere un protein cream duo e lo metti in superficie. È gustoso sia come spuntino, come prima colazione, o come, diciamo, dolce dopo cena. Ecco, pane alla banana. Cookies. Si può fare tanto con i prodotti di Foodspring a casa vostra, sono gustosi, sono ricchi di proteine e di fibre e sono poveri di grassi saturi e di zuccheri, diciamo semplici, o zuccheri quelli che sono reputati dai nutrizionisti un po' più nocivi. E così passate una quarantena magari alla ricerca della rinascita, perché sto dicendo a tutti quanti, abbiamo più tempo, non vi fate prendere dalla pigra, non vi fate prendere dalla paura, dalle ansie o dell'apatia, buttiamoci nella mischia, magari cominciamo a provare di mangiare in modo nuovo, muoverci in modo nuovo. Ricordate, se volete allenarvi con me mi potete trovare su nailgilcooper.it o altrimenti su YouTube, ok? Se volete fare fai da te su YouTube dal 2009, centinaia e centinaia dei miei esercizi. Se volete essere più seguiti con video che sono girati in HD, potete andare sulla mia palestra online, però la cosa importante è di reinventarvi, ok? Perché questa quarantena magari è una sorta di sveglia per tutti noi a dire ok, basta, riprendo le redini della mia vita in mano e riparto da oggi, ok? Baci dalla Jill, provate i prodotti di Foodspring e vi aspetto presto qui sui miei social.